Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti al TG. Stasera al Circolo di Pola iniziano le giornate dedicate a Sergio Endrigo. Tavola rotonda, anteprima del docufilm di Igor Galo, concerto di Mattia Dedic. La comunità degli italiani di Pola rende omaggio ad uno dei più grandi cantautori polesani con la manifestazione Emozione e Sentimento. Tre giorni all'insegna di Sergio Endrigo. Osobe koja je uskemala Montena definitivno, neka znaju svi bila, to su mu bili najbliži ljudi, dakle čovjek koji ide na dolac sa Gabi po sarmu i tako to nisu ovaj kvazi ovaj estradna prijateljstva, nego je to bila velika ljubav i velika tuga kad nas je Sergio napustio. Tristezza profonda e ricordi indelebili legati all'artista di Pola che ha scritto pagine strepitose della musica italiana d'autore e che ha conquistato il palco di Sanremo. La manifestazione inizia stasera presso il Circolo di Pola con la tavola rotonda Cantautore, Poeta, Uomo, ricordando il progetto 1947, a cui vi prenderanno parte Carla Rotta, Dario Marusic, Andrea Effe, Edi Zuckerich e Maurizio Ferlin. A seguire un intrattenimento musicale in compagnia del DJ Figlio con le musiche di Endrigo, Dedic ed altri musicisti contemporanei. Sabato mattina alle ore 11 la visione, prima visione del docufilm d'autore di Igor Galo, ripresa al concerto nel 1990 al Teatro Popolare Istriano di Pola, appena aperto, poi con un intermezzo musicale e naturalmente la presentazione dello stesso Mattia Dedic del suo album. Il clou della manifestazione domenica 11 settembre al Teatro Popolare Istriano con il concerto di Mattia Dedic con inizio alle 20. Sergio Endrigo era un artista di fama mondiale e dunque valorizzare il suo lascito e valorizzare le sue opere sicuramente è una cosa che dà visibilità a tutta la nostra comunità, dà visibilità anche a questa realtà del Polese in un contesto in pratica mondiale. Vorrei ringraziare senz'altro la comunità italiana di Pola, la dirigenza della comunità, la presidente Tamara Brussic, per aver proposto all'Unione Italiana questo progetto che l'Unione Italiana sostiene con oltre 130.000 cune. Colgo l'occasione ovviamente per ringraziare non solo la comunità ma tutti quanti, in particolar modo Mattia Dedic che collabora su questo progetto. Mattia Dedic, figlio del famosissimo Arsène Dedic, molto vicino ad Endrigo, e vorrei anche ringraziare tutti gli altri collaboratori, la città di Pola per aver capito l'importanza di questo progetto che spero diventerà tradizionale. Allora, questo evento che abbiamo oggi davanti a noi e che è stato programmato in tre giorni, spalmato in tre giorni, è molto importante per la città di Pola, è molto importante per la nostra storia e anche importante per il nostro futuro. Questo rappresenta la memoria, il romanticismo e anche la convivenza. Solo l'arte, solo la cultura e solo Pola possono far rivivere la memoria del nostro grande artista. Godersi i brani di Sergio Endrigo è una peculiarità di cui siamo e dobbiamo essere fieri. Sergio Endrigo è una persona centrale per la cultura e l'arte di Pola e questo progetto lo fa vedere al pubblico anche in un altro modo. E questo progetto è anche importante perché con la sua multimedialità è anche un aspetto innovativo di interpretare, ma anche intimistico, l'arte di Sergio Endrigo lascia vedere anche ai giovani e al nuovo pubblico chi era Sergio Endrigo ed è importante perché è importante conservare questa memoria e anche svilupparla. La comunità degli italiani di Pola ha in progetto di organizzare un festival dei giovani cantautori e cantanti emergenti. Naturalmente vorremmo continuare con le attività progettuali proprio basate su quella che forse è la pietra fondatrice di un festival futuro. Ci piacerebbe negli anni prossimi mettere in piedi un festival dei cantautori che porterebbe il nome di Sergio Endrigo.
avremmo il desiderio di illuminare a dovere il parco di Sergendrigo e di munirlo di attrezzatura digitale, multimediale, affinché tutti coloro che passano sentano la musica, vengano incuriositi e vadano a vedere chi è che canta, chi è il personaggio, chi è l'uomo, chi è colui che porta la cultura immateriale e il bene immateriale di questa città. Naturalmente ci vorrebbe anche una piastra, un qualcosa sulla casa natia di Sergio che faccia fermare le persone. C'è già un segno sulla casa di Sergio Endrigo, però io sono sicura che tra Unione Italiana, Città di Pola, Comunità, riusciremo a mettere in piedi un festival del cantautore che ogni anno porterà un qualcosa di nuovo, però è giusto dare il giusto peso al nostro polesano in questo modo come stiamo facendo noi oggi. Per garantire una migliore qualità dell'ospedale di Pola, unico nella regione istriana, il comune di Medolino ha acquistato e donato per il laboratorio della sezione di microbiologia dell'ospedale l'arredo mobile dal valore di 55.000 cune. Il tutto in realtà è iniziato con l'iniziativa della dottoressa Lorena Lazaric Stefanovic, che qualche mese fa si è avvicinata ai rappresentanti del comune di Medolino e ha chiesto aiuto per cofinanziare i mobili per le esigenze del laboratorio di microbiologia. Mi smo to obje ručke prihvatili, razgovarali s njima, oni su iznijeli potrebne stvari. Noi lo abbiamo subito accettato. Ci siamo incontrati e ci hanno spiegato di cosa avevano bisogno. Ci hanno consegnato l'offerta e noi abbiamo pagato. Oggi siamo qui per l'assegnazione della donazione che riguarda i mobili fatti con grande qualità e che verranno usati non solo dai cittadini del comune di Medolino oppure dai polesani, ma dai cittadini dell'intera regione istriana. I mobili sufinanziati dal comune sono mobili sanitari, ovvero mobili da laboratorio realizzati in materiale speciale che può essere utilizzato a lungo. Quando si parla del laboratorio stesso, va notato che il laboratorio opera come parte del Dipartimento di Malattie Infettive, dove vengono effettuati vari test microbiologici e parasitologici. È da notare che si tratta dell'unico laboratorio in Istria che fornisce i servizi di prelievo, preparazione e invio del sangue ad altri laboratori. In questo modo, da 30 a 40 pazienti al mese hanno la possibilità di usufruire del servizio a Pola senza doversi recare a Zagabria. In questo laboratorio giornalmente vengono raccolti molti test molecolari, per lo più per i bisogni dell'ospedale, delle volte per persone di fuori, ma generalmente per le nostre ambulanze d'urgenza, per i nostri pazienti e per i nostri dipendenti sanitari. Si tratta di un servizio che è cresciuto dall'inizio del Covid e non di poco, ma significativamente. Prima il laboratorio offriva servizi di test diagnostici rapidi, ma esclusivamente per l'ospedale, tranne l'Helicobacter pylori, che ora facciamo per l'intera regione istriana. E così pian piano, grazie all'attrezzatura che abbiamo, siamo riusciti ad aumentare la nostra offerta, ma non solo in numeri, ma anche in qualità. Il laboratorio è ora completamente attrezzato e ci si può lavorare comodamente e bene, ha sottolineato Lazaric Stefanovic, aggiungendo che l'ospedale ha sempre bisogno di miglioramenti e quindi anche di donazioni. Pure la direttrice dell'ospedale ha ringraziato il comune di Medolino. Quando facciamo domanda per le donazioni abbiamo diversi livelli di come qualcuno può aiutarci. Perciò devo ringraziare il comune di Medolino che ci ha dato l'intera cifra da noi richiesta. È stato veramente un enorme aiuto perché non abbiamo avuto bisogno di cercare altrove. In un solo atto abbiamo risolto l'intero problema. TG Flash. Il club di nuoto Delfin di Rovigno prosegue con l'organizzazione della tradizionale 23esima maratona di nuoto, che si terrà domani 10 settembre, in occasione della giornata della città. Vi parteciperanno più di 70 nuotatori. Il punto di partenza è la spiaggia di fronte all'ospedale di riabilitazione ortopedica Martin Horvat a Rovigno.
Stasera alle ore 20 presso la Galleria Civica di Pola è in programma l'apertura della mostra retrospettiva dello scultore accademico bosniaco Alija Rešić, dedicata alla figura femminile. La mostra rimane aperta al pubblico fino al 15 ottobre, ogni giorno lavorativo dalle 17 alle 21, il sabato dalle 10 alle 13, mentre la domenica e nei giorni festivi la galleria rimane chiusa. L'entrata è libera. Celebrazioni in occasione della festa della città di Rovigno e della sua patrona, Santa Eufemia, attraverso una serie di mostre, eventi sportivi e programmi musicali che avranno inizio già da domani e porteranno con sé molte novità. Vediamo di cosa si tratta. La notte rovignese è una manifestazione di intrattenimento con una lunga tradizione di oltre 55 anni, organizzata dall'ente per il turismo locale con il supporto della città di Rovigno. A differenza degli anni passati, quando la situazione epidemiologica non era favorevole, il programma di quest'anno sarà molto più ricco e variegato, senza le misure restrittive. Fino alla fine di settembre si svolgeranno tutta una serie di eventi culturali, sportivi, spettacoli teatrali ed eventi religiosi, concerti, mostre e gare sportive. Il tutto sarà accompagnato da una tipica offerta gastronomica. La novità più importante è che da quest'anno la notte rovignese inizierà il 10 settembre. Si inizierà con il 10 e l'11 di settembre, quando si terrà la tradizionale notte rovignese, che quest'anno per la prima volta è stata spostata da agosto a settembre, proprio per il fatto di poter dare la possibilità ai nostri cittadini di godere e di respirare a pieni polmoni questo evento, soprattutto per il fatto che sappiamo e siamo consapevoli che agosto ormai è diventato un mese dove Rovigno viene letteralmente invasa dai turisti, e sicuramente organizzare questo tipo di manifestazione, come veniva fatto in passato in questo periodo dell'anno, comporterebbe problemi importanti e sicuramente il contenuto non potrebbe venire presentato ma anche recepito dai visitatori come merita. Tutti gli eventi si organizzano all'insegna della tradizione, e quando si parla di tradizione la presenza della comunità degli italiani Pino Budicin e la Casa della Battana di Rovigno è fondamentale. Per quel che riguarda la comunità degli italiani, ecco, vorrei sottolineare due date importanti. Il 17 di settembre, quando sarà organizzata la tradizionale serata in famiglia, sicuramente si tratta di una data importante per tutti quanti i rovignesi, e qui penso anche ai rovignesi che non vivono a Rovigno, i miei pensieri adesso vanno agli esuli che nella ricorrenza della giornata di Santa Eufemia ritornano a Rovigno, e sicuramente l'organizzazione di questo evento in comunità rappresenta un momento importante per tutti quanti noi, perché ci dà la possibilità di rivederci, di avere scambi. La Casa della Battana organizza il 13 e il 14 settembre contenuti per ragazzi delle scuole elementari, quali giochi tradizionali ai quali i ragazzi potranno partecipare attivamente. Il 16 settembre alle 20, davanti alla sede della Casa della Battana, ci sarà la grigliata di sardine, che verranno offerte gratuitamente con un bicchiere di vino a tutti i presenti. Siamo molto lieti di poter anche annunciare il ritorno della tradizionale regata, della gara a remi delle battane, che non si è tenuta a Rovigno da quasi 30 anni, e quest'anno è stata ripristinata, così che, ecco, avremo modo di vedere i nostri barcaioli all'opera. Per quel che riguarda l'offerta sportiva, se così posso dire, col connotato tradizionale, vanno anche ricordati il torneo di briscole 3-7 che verrà organizzato nell'ambito dell'ecomuseo della Casa della Battana, il tiro alla fune e la gara con le cassette per tenere il pesce, che una volta si faceva a Rovigno e che, ecco, anche questa è stata ripristinata dopo un po' che, ecco, non veniva organizzata. Il sforzo è stato importante, però sono certo che i risultati saranno
grandi e che il contenuto verrà apprezzato dai nostri concittadini e da tutti coloro che in questo periodo si troveranno a Rovigno. E sicuramente invito tutti quanti i nostri concittadini, tutti quanti i nostri ospiti ad aderirvi e venite a Rovigno. Bruno Kreizer, famoso cantautore polese, si è esibito di recente davanti al Museo Archeologico di Pola per celebrare la sua carriera musicale che da ormai da più di 30 anni arricchisce l'anima di coloro che l'ascoltano. Abbiamo ricordato assieme a lui gli attimi più belli della sua carriera. Sve će biti dobro. A sve će biti dobro, vjeruj, bit će dobro, na kraju će dobro pobjediti zlo. Već sutra bit će bolje, ma sutra bit će bolje, s puno dobre volje dobri će ljudi promijeniti svijet. Ecco, come descriverebbe la sua musica? Che la musica si deve descrivere? Non so cosa dirvi per la mia musica. La musica si deve ascoltare. La mia musica è fatta molto ispirata dall'ambiente in dove sono nato, in dove vivo quasi tutta la mia vita. Dirò di me, sono adesso già 50 anni. Tante canzoni, anche in italiano, anche dedicate alla città di Pola, all'Istria. Ho lavorato con tanti poeti. Prima di tutto, forse dire un nome che mi accompagna già da tanti anni nella mia vita musicale, Daniel Nacinovic, grazie a lui per tante belle parole, poi anche Valmer Kuzma, che abbiamo fatto anche una roba interessante, spettacolare, forse si può dire un duetto con Bobby Solo e Olabiné by Night, un multilinguismo era in questa canzone, e così ho... Nella mia vita, ecco, ci sono, direi di me, 50 anni e circa 500 canzoni. Non è poco. Con il suo concerto a Pola, Bruno ha celebrato il suo 50° compleanno, il 40° anniversario della sua prima composizione musicale e il 30° dell'uscita del suo primo album. Il nostro cantautore è nato a Pola nel 1972. Ha completato gli studi presso la scuola musicale Ivan Matetic Roingov di Pola, dove in seguito lavorerà come insegnante di pianoforte presso la stessa fino al 1998. Continua gli studi superiori presso l'Accademia di Musica di Lubiana, dove si laurea come organista nel 1995. Non è rimasto tuttavia solo nell'ambito della musica classica e oggi basa la sua espressione musicale principalmente su modelli blues, gospel e jazz, in cui incorpora la tradizione istriana sia nella forma del testo originale che degli strumenti tradizionali o in scala istriana. Ha scritto e composto canzoni per molti cantanti famosi. Per la musica ho scritto per tanti cantanti istriani e da tutta la parte di Croazia, da Oliver alla Josipa Lisac, a De Kašverko, Lidija Percan, che dall'inizio mi ha aiutato, è prima cantante conosciuta che ha registrato una mia canzone, era l'Ave Maria, mi pare che avevo 19 anni, 18 anni, che quando... 17 quando ho scritto e poi l'ha registrato nel studio di Radio Pola e poi tante belle canzoni nate con la collaborazione con la Lidija. E così la vita del compositore, cantautore è molto interessante, si viaggia molto, si suona, tanti amici, tante collaborazioni con cantanti, con musicisti. Značeš da sam ja za tebe i da ću uvijek biti tvoj. Vjeruj mi kad ti kažem da te volim, kad ti kažem da u tebi imam sve. Vjeruj mi, ja ću od sad uvijek biti samo tvoj. Gli
abbiamo chiesto quali sono i suoi progetti futuri. Progetti futuri, trovare più tempo per scrivere la musica, per fare concerti, per avere tempo di ascoltare il suono dell'anima, il suono del mare, guardare la natura, vivere in pace, in amore con tutta la gente. Ljubavi, ljubavi, samo tvoj, samo moj, vjeruj mi. Gentili telespettatori, questo è tutto per stasera, grazie per la vostra attenzione e ci vediamo la prossima settimana. Buon proseguimento di serata e buon fine settimana.